Benvenuti al corso WordPress, la guida base completa allo sviluppo. In questa sezione intitolata PHP un po' di nozioni base, ho inserito alcuni video che descrivono il funzionamento, come dice il titolo stesso della sezione, di alcune funzioni di PHP, le variabili, i tag di apertura, una funzione echo che è quella che gestisce l'output del nostro codice, cosa sono le variabili, i costrutti che sono gli stessi utilizzati all'interno di WordPress, il concetto di funzioni, come creare delle funzioni custom o con argomenti, cosa sono gli array, i tre cicli più importanti, il for each e il while, qualche esempio, e nelle ultime due lezioni vi mostro come le nozioni apprese in precedenza possono avere un riscontro pratico all'interno del nostro WordPress. Questa sezione è stata inserita per agevolare la comprensione del contenuto dell'intero corso. Non è necessaria perché non si necessita di conoscere il codice PHP in profondità per poter cominciare a sviluppare con WordPress, proprio perché all'interno del codex troviamo un sacco di funzioni e spiegazioni ed esempi che ci permettono di comprendere a fondo il funzionamento di ogni piccolo particolare. Però avere una sezione PHP dedicata di nozioni base all'interno di un corso di WordPress può solo implementare la vostra capacità e la vostra metodologia di approccio nei confronti dell'ambiente di sviluppo di WordPress. Vi lascio dunque alla prima lezione introduttiva di questa sezione. Vi ricordo che per qualunque problema o domanda potete scrivere nella sezione apposita dedicata, sarò felice di rispondervi.